È stato un giorno Presidente, indimenticabile per i cominciare. cittadini di Castel San Mi Giorgio con auguro che l'ufficiale l'ultimo elevazione discorso dell'eremo di Santa dell'impegno Maria Castello a e che i santuario, compiti si un sono luogo particolarmente finiti a suggestivo, meta di precisamente pellegrinaggio 13 secolare e mattina. molto amato dalle comunità locali, Il luogo di sindaco. ritrovo, di festeggiamenti, ma anche di immensa devozione. Immerso nel verde e raggiungibile anche a piedi, attraverso un sentiero, un evento che ha avuto luogo in un contesto suggestivo, proprio la collina che sovrasta l'abitato di Castel San Giorgio e offre una vista sulla Valle del Sarno e sul Vesuvio. La celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo metropolita di Salerno, Campania Cerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha segnato un momento di intensa spiritualità e comunità. L'arcivescovo è inoltre stato accolto da una comunità in festa e profondamente toccata da questa elevazione che arricchisce il territorio non solo di fede, ma anche di una ritrovata vicinanza alla Divina Provvidenza. Il primo cittadino ha espresso profonda gratitudine per l'evento, sottolineando il ruolo cruciale di Monsignor Bellandi nel riconoscere il valore spirituale dell'eremo e di Don Rocco Aliberti, parroco di San Biagio e nuovo rettore del santuario, il quale ha rafforzato il legame con la venerata Madonna di Santa Maria a Castello. Sacro e amatissimo da tutta la nostra comunità a santuario, ma soprattutto perché ci avete dato dei pastori degni di questo nome. Il mio ringraziamento va a Don Rocco, sempre presente, ligio. Io a volte dico, e me ne pento per questo, che è un po' ortodosso, ma a volte anche l'ortodossia serve, purché ci porti sulla retta via, ma non solo lui. Grazie.